Buongiorno, sono Marcello Marchioni, oggi in veste di presidente del comitato organizzatore del 19° congresso internazionale di storia dello sport, congresso internazionale soprattutto europeo. E la storia dello sport è un argomento naturalmente di attualità fondamentale perché quello che è successo nel passato è insegnamento per quello che deve accadere nel futuro. Qui sono riuniti circa 250 persone di 17 paesi. Di questi 43 sono studenti universitari di diversi paesi, anche questi, che affrontano un tema generale che è il tema dello sviluppo dell'Unione Europea legato alle vicende della storia dello sport. E i lavori si svolgeranno per 3 giorni in sessioni parallele, 71 sono i relatori e ci sono molti relatori di grande prestigio. La cerimonia di apertura di questa mattina ha visto la presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella, del presidente del CONI Giovanni Malagò, del presidente europeo Evangelos Albanidis e di altre autorità, da Stefania Saccardi, assessore della regione Toscana, e autorità e personaggi che hanno nobilitato questa giornata e che saranno parte importante dei lavori dei prossimi giorni.